Queste sono le scuole di Rio Adriano, la scuola materna, poi ci sono anche le elementari, questo è il litorale. Ria, aspettami un attimo. Oh, vieni mica fuori la guardia. Qui c'è il sottoparcheggio. Vieni che andiamo. No, la striscia giù. Quello c'è. No, aspetta, vai là, vai là. Vai a sederti là, dai. Lo prendo su io adesso. Maria, lascialo stare. Cari amici, questa mattina siamo a Faenza, siamo in un centro commerciale, sotto la galleria. Ieri era la festa degli innamorati, era il 14 di febbraio del 2019,
San Valentino. Oggi è il 15. Qua c'è il sole, purtroppo, ma nel mondo abbiamo ancora fame e miseria. Abbiamo gente che non trova posti di lavoro, abbiamo lavori indecifrabili e indiscutibili da fare, abbiamo ancora tantissime cose per migliorare una nazione e ancora oggi, visto che dal 2016 il signor Silvio ha detto che noi non capiamo nulla, ma che lui ha sempre mangiato con il nostro vile denaro, rubando a me e a tutte le persone coerenti come me, ancora in questi giorni la Barbara D'Urso ha detto che siamo tutti ladri. Ebbene, lui è rimasto l'unico onesto su questa strada. Ebbene, insieme a colui che oggi sta governando un'Italia, ancora oggi, dopo che aveva detto che diminuiva le accise, diminuiva l'IVA, diminuiva le tasse sui rifiuti, diminuiva le bollette luce, acqua e gas, ancora oggi che aveva detto che diminuiva le autostrade, aveva detto che innalzava gli umili e aveva detto che innalzava le pensioni, oggi che sono state decurtate sempre la povera gente, oggi vorrei capire ancora in che mondo viviamo o in che mondo dobbiamo stare, anche perché dalla TAF all'economia brasiliana, all'economia del Portogallo, dalla Germania alla Francia, dove dalla Merkel a Macron con accordi sottobanco si cerca sempre di allontanare l'Italia da una grande nazione europeistica. Si sta sempre cercando di fregare una grande Italia. Ebbene, visto che i nostri santi lumi, coloro che hanno sempre detto che lo spread era una buffonata, ancora oggi futura, e domani, se forse riusciremo da Cantù a partire con il partito dei nostri figli, vorrei dire che lo spread ogni volta che sale i nostri portafogli calano, diminuiscono. Quando lo spread diminuisce, ecco che i nostri portafogli aumentano. Abbiamo perso già altro che 200 miliardi di euro con le borse volatili e con questi, diciamo, queste azioni cattive e questi bond infetti, diciamola così. Dalla borsa alla nostra nazione, a un nostro libero concetto di vivere per creare veramente un mondo nuovo, un mondo d'amore, un mondo d'affetto, senza più egoismo, senza più avarizia, senza più quel mondo di personaggi incolti che dalla natura all'esproprio di tante cose hanno sbagliato. Vorrei ricordare che in questi giorni ho incontrato Fabrizio Matteucci, era un grande leader in Emilia-Romagna, ha fatto il sindaco per 10 anni, sbagliando anche i concetti, anche a favore dei ravennati e di una parte del mondo di Ravenna. Ancora oggi, dopo che hanno fatto un grande porto a Marinara, devo dire che mi hanno dato ragione, che avevo sempre detto a coloro che era giusto creare investimenti per dare lavoro e per creare occupazione, ma non di aumentare questi alloggi, questi parcheggi a queste imbarcazioni, perché era giusto tenere un prezzo abnorme, un prezzo intransigente, un prezzo intrasmissibile e un prezzo asimmetrico, perché c'era da portare turismo,
portare barche qua, per avere denaro da investire in strade, marciapiedi, giardini, treni, per aiutare i pendolari e per aiutare un mondo d'amore. Oggi, in queste poche ore, insieme a Matteucci, che mi ha dato ragione, vorrei ritornare veramente quel grande che ho sempre dato pensieri, parole, opere, omissioni, senza dare la mia colpa, ma cercando di aiutare coloro che hanno con le loro colpe infangato un'Italia. Vorrei dire ancora oggi, pensando ai miei figli e ai figli degli altri, come si potrà riuscire a dargli una grande felicità e una grande emozione, perché veramente ci sono cose che danno fastidio. Vorrei ricordare che è andato in questi giorni Papa Francesco dagli Emirati Arabi. Spero che ci sia stato non solo una preghiera d'amore, ma anche una preghiera di pace e una preghiera di investimenti per dare a un'Italia un futuro, perché coloro del 5 Stelle e coloro della Lega, solo Lega, non più Lombarda ma Lega Nazionale, dove con atti sbagliati e senza pensare di creare ma di dare lavoro, perché ancora oggi, se riusciamo a dar lavoro a tante persone insieme ai nostri figli, forse di tutto questo male si potrebbe guarire. Vorrei ribadire la sanità, che è il punto principale di noi uomini e di queste donne e di questi bambini e di tutti quelli che verranno, perché in questo mondo ammalarsi sarà solamente un discorso in essere, non dovremo mica più ammalarsi. Coloro che sputano ceneri dovranno inserire filtri, dovranno inserire piattaforme nelle sue fabbriche, anche perché dobbiamo veramente non più inquinare ma creare un mondo di impurità, ma di purità e anche di pulizia. Vorrei reclinare i lavori da fare, i giardini, i marciapiedi e tante cose. Vorrei ricordare la sicurezza sui posti di lavoro, vorrei ricordare appunto tantissime cose, da il trasbordo su ruote al trasbordo su merci rotaie, vorrei ricordare a un risparmio, vorrei ricordare tante cose, da un latte buono a degli animali buonissimi, a della carne speciale. Mi dispiace tanto che là in meridione si stanno buttando via quantità di latte inesorabili, senza fare pecorino e senza fare quei formaggi che sono veramente squisiti. La filiera in questi anni ha solamente rubato, vorrei ricordarlo. Abbiamo bisogno di uno Stato idealista, abbiamo bisogno di uno Stato corretto e abbiamo bisogno di gente corretta, abbiamo bisogno di onestà, semplicità, trasparenza, amicizia, affetto e non più egoismo, perché in questo mondo di ladri e di eroi, vorrei ricordare Futura. Con Futura e con il partito dei nostri figli, per Giovanni Di Giuni, per Carlo Arnaboldi, perché presto andremo a Cantù e così da Cantù ci riusciremo a partire per una grande Italia, per un mondo migliore, ma non solo per noi ma anche per tutti i nostri figli e per tutti quelli che verranno. Deve essere una nazione italiana non più ingorda ma felice, per un grande romanticismo, un grande ideale, per una grande libertà. Futura, insieme al partito dei nostri figli, da Faenza augura a tutti un buon fine mese e un inizio di marzo. Alla prossima, ciao!